lo farò insieme ad un collega che lavora con nel gruppo nostro all'università, e insomma lo discuteremo. Io mi occuperò della prima parte, nella seconda parte ci sarà un approfondimento di questo progetto che tra poco vi racconteremo. Allora, la prima cosa che ho pensato è: ma di che stiamo parlando? E quindi ho pensato ai ragazzi di una scuola, ho pensato, perché poi stavamo qui oggi, quindi ho pensato proprio ai ragazzi di una scuola, più che pensare, stiamo parlando di questo, stiamo parlando del fatto che uno si siede davanti a un PC, apre il suo browser, qualunque questo sia, ci scrive un indirizzo dentro e ti accorgi che non lo puoi raggiungere. Cioè c'è scritto: guarda, questo sito è bloccato perché il governo ha deciso che questo sito è bloccato. Non è Italia, o perlomeno non è ancora Italia, è in Bahrain questo, ma stiamo parlando di cose che possono succedere, tra poco vedrete, su tante altre risorse. Questo è un caso, un altro caso è un'altra cosa che facciamo tutti i giorni, quindi navighiamo tutti quanti, quindi conosciamo bene quello che ho detto prima, quello che avete visto adesso. Un'altra cosa che facciamo tutti i giorni è parlare su Skype, ok? E quindi quando parliamo su Skype lo facciamo sia a voce sia su una chat. Questa stessa cosa, se accade in Cina, è un po' diversa. Perché è un po' diversa? Perché in Cina c'è un accordo tra Microsoft e una società che ha sviluppato un client per Skype, e quando lo utilizzi questo ti scarica anche in locale tutta una serie di keyword, quindi parole chiave, che in qualche modo, se tu le vai a digitare durante una chat con qualcuno, questa tua comunicazione immediatamente viene registrata su dei server che vengono conservati. Chiaramente Microsoft interrogata dice: no, ma per carità, poi non ne facciamo niente di questa roba. In realtà sono successe un po' di evidenze che questo non è tanto vero, ed è successa un'altra cosa pure. Non è solamente un problema di censura, cioè che io ti taglio quella chat, che paradossalmente forse può essere anche meglio, ma è un problema di sorveglianza. Ed è un problema di sorveglianza non solamente per un utente cinese che è a conoscenza di questo fatto, sia ben chiaro, è a conoscenza di questo fatto. Ma se un collega cinese mi chiama a me su Skype col suo Tom Skype, io che non c'entro niente con questa situazione, mi trovo assolutamente in questo loop. E cioè, se lui scrive una delle parole che è memorizzata nel suo client Skype, la nostra comunicazione viene registrata e tutti i dettagli della nostra comunicazione sono registrati. La domanda è, ancora una volta, a che pro? Perché? Ultimo caso, la scuola. Ho pensato, dei ragazzi devono fare una ricerca per la scuola. Si mettono su Google e mettono delle keyword dentro a questa cosa. Bene, facciamo un esempio di quello che accade in un paese un po' più lontano da noi. La Cina, un'altra volta. Ma ripeto, il problema non è solo cinese, come vedremo tra pochissimo. Si deve fare una ricerca a scuola sui carri armati di piazza Tiananmen. Se questa ricerca la facciamo in Cina, succede una cosa. Se questa ricerca la facciamo da un'altra parte, succede un'altra cosa. Questa è la differenza. A sinistra ci sono un sacco di belle immagini di una piazza illuminata con tante bandiere rosse, a destra c'è ben altro e tutti quanti sappiamo di che stiamo parlando. Allora la prima, e vado rapido perché le immagini non sono piacevoli, la prima cosa che mi viene da dire è: questa è una bella ricerca che poi portiamo a scuola? Probabilmente no, ci mancano un sacco di pezzi proprio. Ed è questo il primo, se la ricerca fosse il massacro di piazza Tiananmen, capite bene che lo studente che porta quella ricerca a scuola evidentemente porta una ricerca che non è completa, se mi volessi fermare solo a questo. Evidentemente è chiaro, adesso avete capito che il maggiordomo è l'assassino, no, evidente, qua il problema è un problema di limitazione della libertà di informazione, e questo evidentemente è un problema che ci tocca pesantemente, soprattutto quando internet oggi è diventato un oggetto che noi utilizziamo non solamente per fare la ricerca. Ci stiamo crescendo con questo sistema. Di che stiamo parlando? Stiamo parlando di una cosa che è cambiata completamente negli ultimi 10 anni, proprio completamente. Prima il problema della censura non è un problema che stiamo scoprendo adesso con la rete. Il problema della censura riguarda centinaia, migliaia di libri che nel mondo sono stati bloccati, ma per chi li doveva fare, per chi li doveva bloccare, era tutto più semplice. Perché fare un libro è costoso, farlo arrivare al grande pubblico è difficilissimo. Oggi con la rete e con il meccanismo di realizzazione di contenuti su una rete, questa cosa è diventata da un lato impossibile da gestire per chi vuole controllare, e da un altro lato però diventa qualcosa di molto complicato per noi singoli utenti, perché siamo proprio noi singoli utenti che veniamo limitati della libertà di poter o ricevere un'informazione o nello stesso tempo di poterla dare. Questo è il problema serio. Quindi
Quindi vedete, c'è proprio un paradigma molto complicato. Da un lato la difficoltà di poter gestire un sistema che è difficilmente controllabile, ma nel contempo alla fine i controllati siamo tutti noi, perché siamo noi che siamo noi ad essere oggetto di questo sistema. Prima ho detto Cina, Bahrain, allora qualcuno ha detto, vabbè, come sempre poi tendiamo a fare noi, soprattutto in Italia, vabbè, è lontano da me, quindi non mi riguarda. Già è sbagliato come principio, proprio come principio è sbagliato. Ma in realtà non è così, non è così. Ci sono diversi progetti molto importanti che fanno vedere come, è il progetto per esempio questo di Open Network Initiative, fa vedere che la situazione è assolutamente diversa da quello che si può pensare. E cioè ci sono 59, queste sono evidenze certe, quel numero potrebbe crescere se si facessero delle inferenze, queste sono evidenze certe riportate da questo progetto. Ci sono 59 paesi nel mondo che censurano a tutti gli effetti, cioè che hanno delle forme di censura, poi capiremo che cosa sono perché le vedremo meglio dopo. Di questi paesi non sono lontani, questi paesi sono vicinissimi e ce ne sono un sacco che sono nella parte occidentale del mondo, assolutamente, e fanno delle cose più strane, ti tolgono la possibilità di vedere dei user generated content, che sono i contenuti di YouTube per capirci, ok? Cioè in Turchia è stato bloccato per 2 anni, è un esempio, sono solamente degli esempi. In questi 59 ci sono 12 paesi che negano proprio completamente il concetto di internet. Voi sapete che internet per definizione è qualcosa che non ha nessun nodo centralizzato e che nulla vuole controllare, ne parlammo anche nel 2009 quando abbiamo parlato di neutralità. In 12 paesi di questi 59 viceversa c'è un'infrastruttura centralizzata che serve a controllare che cosa accade sulla rete. E ancora una volta non stiamo parlando solamente della Cina. A tutto questo, se vi ricordate che cosa ho detto poc'anzi sul fatto che gli utenti giocano un ruolo fondamentale in questo meccanismo della censorship detection, il numero di utenti su internet cresce in maniera incredibile e cresce in particolare in paesi dove incredibilmente ancora di più c'è il problema della libertà di espressione. Quindi vedete, questo è il secondo pezzo che si somma al ragionamento che abbiamo fatto prima. Cioè c'è un problema di utenti. Questi utenti stanno crescendo, dove stanno crescendo? In paesi che hanno seri problemi di democrazia, che è l'ultima barra di questo grafico. E infatti, in questi paesi, quelli dell'ultima barra, non è solamente un problema di tracking down, come diciamo, non c'è di connessione che viene rifiutata, rigettata, segata. No, qua c'è un problema serio, che se tu vai a dire che un ospedale non funziona, se vai a dire vedo Felice Balsamo seduto là, che il comune non funziona, ti arrestano, ti mandano ai lavori forzati, ok? Questo è un paese in cui non riusciamo a dire vicino, vabbè lasciamo stare, poi ne parliamo dopo, ok? Cioè qua invece uno dice che il paese, come si chiama, l'ospedale funziona, ti fanno pagare una multa, ok? Ed evidentemente dove lo fanno questo controllo? Lo fanno su tutti i canali dove noi possiamo fare un sacco di ragionamenti interessanti. Io ritengo che Twitter sia assolutamente fondamentale, ritengo che altri social network siano assolutamente fondamentali per fare queste cose, sono tutti quanti bloccati o controllati. Bene, quali sono i paesi? Vedete, ce ne sono tanti di paesi in cui accadono queste cose, tanti, qua ce ne sono diversi, ma veramente ce ne sono tanti. E tra poco con Giuseppe vi diremo che cosa stiamo cercando di fare per capire che cosa accade in questi paesi, ma stiamo cercando di capire perché lo fanno, perché anche qui è necessario un ragionamento, perché è un po' il discorso della neutralità che facevamo l'altra volta. Internet non è neutrale, e ci sono dei momenti in cui non è neutrale a fin di bene, momenti in cui non è neutrale a fin di male. Il problema è capire quello è lo strumento, come viene utilizzato. Qua stiamo parlando di una cosa analoga, benché diciamo il confine è un po' più sfumato. Il problema della censura riguarda il fatto di mantenere una stabilità politica in un paese, riguarda il fatto di poter mantenere la sicurezza di un paese ad un certo livello, riguarda il fatto di poter evitare che ci sia uno sviluppo eccessivo di cose che in questa stanza sicuramente, spero, diciamo, non siamo tutti quanti d'accordo, che ne so, che la pornografia infantile è una cosa che non è una bella storia. Quindi, però tra poco vi ho fatto questa affermazione forte, perché tra poco la negherò, perché il problema è proprio questo, è capire chi decide che cosa è forte, questo è il problema.
Allora vedete, ci sono sicuramente delle cose per cui uno inizialmente direbbe ma è certo, ma è giusto che quelle sono censurate, no? C'è la pornografia minorile, ma è certo che deve essere censurata. Tutto quello che è apologia del fascismo è certo che deve essere censurato. È chiaro, no? Ma chi lo decide e come è un problema. Perché tra poco qualcuno, perché vi dico questo? Perché tra poco capiremo che in realtà questo è lo stesso ragionamento che viene fatto in Cina rispetto ad altre cose. Cioè è chiaro che questa cosa deve essere censurata. È chiaro. È sul chiaro che secondo me si gioca, diciamo, questa partita. Quindi vedete, ci sono delle cose per cui è evidente che parlare di censura è importante, ma ce ne sono altre che nel momento in cui hai lo strumento per bloccare la pornografia o altre cose, hai anche gli strumenti per fare questo, per bloccare la libertà di espressione, per bloccare tutte le altre cose che abbiamo visto prima. Quali sono i target normalmente di queste cose? I target appunto sono le cose che vi ho già detto, ma negli ultimi 10 anni lo sono stati anche attivisti per i diritti umani, lo sono state anche organizzazioni antigovernative e lo sono state anche tutte le persone che erano critiche nei confronti, persone, organizzazioni, enti, insomma, eccetera, 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 che erano contro nel senso anche proprio semplicemente criticavano quelle che erano delle scelte governative o di altra natura. Noi stiamo facendo il Linux Day, quindi diciamo, mi abbandono la parte che poi tra l'altro è quella che mi affascina di più e vengo sulla parte più tecnica. Come funziona questa censura? Nella seconda parte della talk la vedremo meglio, ma in buona sostanza il problema qual è? Il problema è che se c'è una persona, vedete, nella rete censurata, la solita Alice e Bob, che gli studenti conoscono bene di tutti i libri di informatica e soprattutto di security, sono sempre loro questi, i due, e se Alice vuole contattare Bob e lei però sta in una rete censurata, quello che succede è che non le arriva nulla. Cioè richiede una risorsa e in maniera molto elementare, chiaramente la stiamo raccontando, questa risorsa non viene ricevuta. Il problema è che a volte succede pure che Alice, solamente per averla chiesta questa risorsa, viene punita, perché ci ha solamente provato a chiederla. Questo qualcuno sta chiedendo che stiamo facendo qua dentro. Quali sono le tecniche per fare questa cosa che avete visto di Alice? Beh, ce ne sono diverse. Ci stanno quelle proprio plain, quelle che ti bloccano proprio degli indirizzi IP. Voi sapete che internet funziona col concetto di indirizzo IP come se fosse un numero telefonico. Io da quell'indirizzo non permetto proprio nulla, quindi blocco quell'indirizzo IP, e quello è abbastanza, come dire, basico, anche il più facile da poter rilevare. Poi ci sono delle altre cose che cominciano ad essere un po' più tricky, no? E cioè il fatto che io faccio una richiesta verso un sito. Voi sapete che quando io scrivo www.repubblica.it questa cosa viene tradotta in quello che è poi l'indirizzo effettivo del sito. È chiaro che se il DNS, che è l'oggetto che fa questa traduzione, manipola la risposta, è evidente che io mi aspetto di vedere www.repubblica.it ma sto vedendo un'altra cosa. E questo è uno dei modi con cui più si censurano delle risorse. Così come invece faccio un filtro non più sull'IP, ma faccio un filtro più a grana fine e faccio un filtro sui nomi. Quindi non filtro tutto il traffico da quell'IP, quindi da quell'indirizzo, ma filtro solamente alcune destinazioni che non possono essere raggiunte. Quindi poi metto un filtro invece che sul DNS, quindi nel DNS metto un filtro sulle URL, cioè alcuni siti non si possono raggiungere, come quello che avete visto prima del Bahrain. Cioè tu là non ci puoi andare e ti arriva un messaggio che ti dice che quella cosa tu non la puoi fare. Ne parlammo già nel 2009 quando abbiamo parlato di neutralità. Un altro modo di fare censura è quello di andare a guardare che cosa proprio c'è scritto nei pacchetti che ci scambiamo sulla rete. Quei famosi 12 paesi che vi dicevo che hanno messo in piedi delle infrastrutture centralizzate per cercare di capire che cosa viene scambiato sulle proprie reti, prevede il fatto proprio che ci sia all'interno di una rete un meccanismo per cui tutto il traffico viene instradato, si dice, quindi viene ruotato, cioè si fa routing di questo traffico tutto quanto verso un nodo, indipendentemente da dove devi andare poi alla destinazione, per cui passerà tutto quanto per un punto che ti permette di fare quella che si chiama DPI, cioè Deep Packet Inspection, cioè il controllo all'interno dei singoli pacchetti per vedere se ci sono delle parole sostanzialmente o delle cose che si possono o non si possono fare. Questo chiaramente apre tutta l'altra discussione che abbiamo visto nel 2009. Questo significa che ci controllano tutto il traffico che noi generiamo dalle nostre macchine. Guardate che questa cosa, il Linux Day è fantastico, perché in realtà oggi, se andate in prima pagina di Repubblica, di Corriere, ci sta la Merkel e Hollande che sono incazzati neri con Obama. E che incazzati neri con Obama, pure ti avete però
battuta veramente pessima, però cioè, capito? Sono incazzati neri, sono incazzati, ma è giusto, cioè, vi rendete conto di che situazione allucinante stiamo vivendo? Quindi cioè, Linux Day ha guardato, ma quando è venuto l'amico mio nella stanza a chiedermi se volevo fare la talk, noi non lo sapevamo che la Merkel e Hollande erano spiati non lo potevamo sapere che poi avremmo parlato di questi argomenti. Ci sono tante altre tech, vado avanti, non mi voglio annoiare. Queste cose succedono veramente, signori, succedono veramente, e succedono, guardate caso, in situazioni particolari. Prima vi dicevo dell'IP blocking, cioè quando io prendo una rete e dico che tutti questi indirizzi non escono più su internet, li blocco completamente. Ebbene, durante l'inizio del 2000, durante la prima parte del 2011, quando nei paesi del nord dell'Africa sono cominciate a nascere una serie di attività che tutti quanti conosciamo, che poi sono andati sotto il nome della primavera araba, perché le cose poi si sono portate fino a più avanti nel tempo, e quello che è successo è che il governo egiziano ha spento completamente internet, cioè, quindi altro che, cioè, ha detto semplicemente, per evitare che succedesse quello che stava succedendo, cioè che i canali, quelli ufficiali, non parlavano di nulla di quello che stava succedendo in quel paese, ma viceversa Twitter e Facebook ci facevano vedere delle immagini che erano allucinanti, l'unico modo per bloccarlo, perché non avevano dei meccanismi più efficienti di andare a fare quindi un controllo più a grana fine, è stato quello di buttare giù le reti, per cui a un certo punto le reti dell'Egitto non erano più visibili su internet. Questo non siamo noi, poi dopo vi farò vedere noi, questa la fonte Renesis è un'altra cosa, cioè un'associazione che controlla la visibilità e la raggiungibilità delle reti su internet. Per quel periodo non è stata visibile quella rete, perché l'unico modo, ripeto, per bloccare quello che si stava facendo vedere da quel paese era spegnergli internet, quindi non renderlo più visibile. Come avete visto, il nome della chiacchierata era il monitoraggio della censura su internet. Esistono un sacco di modi e di progetti che già stanno facendo questa cosa per cercare di capire quanto è diffuso e in che modo lo è. Uno di questi è il progetto Erdikt, che prevede praticamente, è un progetto basato sulla partecipazione degli utenti, cioè tu vai su questo portale, e ho usato un termine di 20 anni fa, cioè vai su questo, lo ripeto, su questo portale, e ci metti in qualche modo la risorsa che tu vuoi raggiungere in termini di URL. E lui sostanzialmente controlla se effettivamente questa risorsa tu la puoi raggiungere o meno, e se non la puoi raggiungere riporta il risultato di questa operazione, e quindi in qualche modo riesce a fare un'analisi di quelle che sono le URL raggiungibili oppure no. Quindi diciamo il risultato che poi vedete è qualcosa di simile a questo, che poi è il risultato che mi ha permesso di potervi raccontare le cose che vi ho raccontato nelle prime slide, cioè vi dà un'idea di che cosa succede nel mondo e di qual è il grado di censura nei paesi. E come vedete non è un problema solamente di paesi asiatici piuttosto che di paesi dell'est, piuttosto che di democrazie più o meno, secondo il nostro punto di vista ovviamente, avanzate o meno, è un problema che riguarda tutto il globo a diversi livelli evidentemente, perché le forme non sono tutte quante uguali e il livello di sorveglianza che poi se ne fa sui risultati non è lo stesso. Google fa una cosa simile, se era scritto qua, c'è il Google Transparency Report, che è una cosa che come funziona? In buona sostanza Google riporta sul proprio sito le richieste che riceve dai paesi per operare una sorta di chiusura di alcuni, diciamola così in maniera molto semplice, una sorta di chiusura su risorse che questi paesi ritengono essere non devono essere più visibili agli utenti, quando gli utenti cercano le cose su Google. E quindi vedete, Google deve necessariamente, soprattutto per il rispetto di alcune leggi in alcuni paesi, deve farlo, poi lo fa anche per altri motivi, su cui non mi dilungo, è anche l'azienda che ha sponsorizzato la nostra ricerca, cioè pensate, cioè Google è quella che in Cina non fa trovare le immagini e nel contempo è quella che in alcuni paesi non fa raggiungere le risorse, ma è ovviamente attenta a cercare di capire il fenomeno come si sta sviluppando, quindi diciamo ci dà anche una mano a noi a fare ricerca su questi argomenti. Quello vedete che sulla destra ci sono le richieste ricevute, cioè le motivazioni delle richieste ricevute, e qua invece questo grafico qua è impressionante, perché fa vedere come la crescita proprio di richieste di censura, di blocco sostanzialmente di alcune risorse sta crescendo pesantemente.
Noi, come dicevo prima, ci occupiamo di monitoraggio di questo fenomeno, cioè lo facciamo proprio dal punto di vista dell'analisi dei dati di rete e cerchiamo di capire come sta evolvendo. Quali sono i problemi quando ti metti a studiare questa roba e cerchi di tirare fuori dei risultati? I problemi sono che in realtà il concetto stesso di censura non è ben definito. E non è ben definito perché basta manipolare un contenuto per un motivo che non è un motivo di censura e potrebbe invece cadere all'interno di un contenuto che sembrerebbe censurato, diciamo. E la stessa cosa ne abbiamo, vedete com'è tutto legato, perciò vi ho fatto delle prime slide. Nel 2010 abbiamo parlato di banda stretta, no? Di banda larga, perché poi questa era la chiacchiera del 2010, e abbiamo visto che in realtà un sacco di accessi ad internet sperimentano problemi di performance. Bene, un sacco di volte problemi di performance possono anche dare una evidenza di problema di censura, cioè sembra che un problema di censura, viceversa, è un problema che non riesco ad accedere alla rete per problemi di prestazioni. Quindi questo è una cosa che può essere misclassified, si dice. E un altro problema può essere che la misura stessa della censura è bloccata, cioè tu provi a capire se c'è censura, chiaramente quello è il gatto e il topo, no? Capiscono che tu stai facendo questo, oppure ci sono già in piedi dei meccanismi per evitare questo, e quindi o proprio l'attività di monitoraggio della censura viene bloccata, oppure te la fanno pure fare, ma poi il risultato invece è in qualche modo bloccato. O ancora una volta il risultato può essere falsificato. Cioè io ti faccio fare l'analisi, tu fai la tua analisi, mi riporti il risultato e il risultato viene falsificato perché mi accorgo che tu stai cercando di capire se c'è censura. Quindi ti avveleno la misura che stai facendo. E questo poi è l'ultimo, lo stiamo proprio vivendo sulla nostra spalle, io e Giuseppe, il progetto che vi presenteremo tra poco che si chiama User Based, perché l'unica speranza che abbiamo per come è fatta internet e come vi ho raccontato che sta evolvendo la censura è che l'analisi venga fatta dagli utenti direttamente, perché non è possibile farla diversamente. Il problema drammatico è che nei paesi che vi ho fatto vedere in quella slide che ciclava sui vari stati in cui questo problema è forte, in questi paesi vieni incriminato anche solo se lo fa il test. Allora capite bene che io non posso mandare una mail a un collega e gli dico io devo fare un bel progetto di ricerca, vorrei fare un bel lavoro, vorrei fare, e mi fai queste misure sapendo che questa persona nella migliore delle ipotesi si becca una multa, nella peggiore si fa non so quanti anni di galera. Quindi questo è un problema serio. Capite bene che ci sono una serie di paletti che rendono il nostro lavoro molto difficile, ma non il nostro lavoro di ricercatori, cioè il lavoro per cercare di capire queste cose a che livello sono molto molto complicato. Per quanto riguarda gli approcci attuali, vedete, Erdict funziona bene, però Erdict è un qualcosa che tu devi andare sul sito in maniera manuale, devi mettere un URL là dentro e poi si fa, è un'analisi che si fa sostanzialmente su quello che l'utente prova. Quindi io voglio vedere se riesco a raggiungere quella risorsa, se non la raggiungo ti dico che non l'ho raggiunta, ma non ti testa assolutamente quello che l'utente non avrebbe mai provato a testare, non so se mi spiego. Quindi è chiaro che c'è tutto un mondo che non viene proprio analizzato. Così come ci sono solamente alcuni servizi, no, che vengono visti, e c'è un problema che non è fatta necessariamente da tutti gli ISP. In una delle slide precedenti in cui si parlava di bloccaggio degli IP, di bloccaggio delle reti, è chiaro che questo lavoro viene fatto da governi, da polizie nazionali, in collaborazione con chi se non gli ISP. A cui si viene detto, guarda, tu devi bloccare, questa è la lista, blocca questo, questo, questo e questo. È chiaro che non è detto che tutti gli ISP si comporteranno nella stessa maniera, sia per una questione di comportamento, sia per una questione di target che hanno ricevuto. Quindi è chiaro ed evidente che per fare un'analisi completa bisogna considerarne quante più possibili. Per cui che cosa abbiamo fatto noi quando abbiamo parlato di Ubica, e tra poco Giuseppe ce ne parlerà, abbiamo cercato di pensare ad un sistema che avesse appunto i vantaggi che quelli attuali non hanno ancora, perché poi è chiaro che si sta facendo un sacco di corse su queste cose. Per cui un sistema facile da usare, che si aggiorna automaticamente, cui target non vengono proposti dalle persone. Vengono anche proposti dalle persone, ma non solo dalle persone. Cioè è possibile mandare dei target e quindi si provano tutte le possibili destinazioni che in quel momento si ritiene possano essere delle destinazioni oggetto di interesse. Devono essere flessibili, sicuri ed estensibili. Nessuno farebbe girare del codice sul suo computer se non è certo che questo codice è sicuro, soprattutto parlando dei temi di cui stiamo parlando oggi. E come si risolve questo problema della sicurezza se non rilasciando il codice sorgente e dicendo non sei sicuro, guardatelo, te lo guardi e vedi se questa cosa effettivamente ti crea problemi o non ti crea problemi. Questa è la cosa più sicura che potete fare, è aprire.
chiaramente il giorno in cui apriremo leggeranno anche gli amici degli amici e quindi il test non funzionerà più, ma è il rischio che devi correre. Concludo quindi facendovi vedere i nostri due contributi a questo, perché vi ho parlato di quello che si sta facendo, del problema, rapidamente, Gianfilippo, gli avevo promesso la rapidità che spero di aver mantenuto quest'anno. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto questo progetto. Vedete, ripeto, non tolgo tempo e ne parleremo diffusamente dopo. Questa è l'architettura, sostanzialmente come funziona. Ti scarichi un client sul tuo PC, non so se vi ricordate Hobbit, che è un altro progetto che avete già visto qua dentro, la filosofia è molto simile. Ti scarichi un client sul tuo computer, multipiattaforma, per adesso non lo è ancora multipiattaforma, ma ci stiamo lavorando. E questo client, senza che tu faccia assolutamente niente, quindi non è Erdict, vedete, non devi scrivere niente tu utente, senza che tu faccia assolutamente niente, fa delle analisi in background e riporta. Questo perché è fondamentale? Perché vuol dire che il client se lo può scaricare uno che sta in Pakistan, uno che sta in Iran, uno che sta a Cuba, uno che sta in Cina, uno che sta in Italia, perché in Italia pure ci abbiamo una serie di cose pure noi, e quindi può riportare dei risultati, e Giuseppe ci farà vedere delle, quindi dovete solo aspettare, arriva tra poco e ci vuole solo un po' di pazienza, ma arriva. E l'altro contributo nostro, perché poi in realtà nacque tutto da qui, c'è Ubi che è nato da qua, è al contrario, e che poi è fantastico, io adoro il lavoro che faccio perché c'ha una caratteristica che è magnifica, che è quella della serendipity. Cioè noi non stavamo facendo questo, cioè noi stavamo facendo, che poi è la cosa più bella della vita se ci pensate, cioè perché noi siamo veramente convinti ogni volta che noi facciamo delle cose perché le volevamo fare, quella è esattamente, cioè non è proprio così, la stragrande maggioranza delle cose che noi facciamo ci incontrano. È come quando uno incontra un'altra persona, cioè è un incontro, pure la ricerca è la stessa cosa. Cioè noi stavamo facendo delle analisi sul traffico, sulle cose, e scoprimmo, quello che poi vi ho raccontato prima, scoprimmo incrociando dei dati di routing, dei dati di probing attivo, di traceroot, non so se sapete il traceroot e cos'è, sono delle tracce che mi dicono qual è la strada che io faccio per raggiungere una sorgente, una destinazione, scusate, da una sorgente. E poi degli altri dati che venivano da una collaborazione che stavamo facendo con Kaida, andiamo a mettere queste cose insieme e inizialmente pensiamo, cavolo, c'è un errore, perché sono dei buchi. Andiamo a guardare questi buchi, e questi buchi in realtà non erano un errore, ma erano quella famosa primavera araba di cui vi ho detto adesso, non arrivava, vedete a sinistra ci sono le rotte BGP, quindi rotte di routing, cioè la strada che io devo fare per arrivare, in un posto, questo posto erano le reti della Libia, là era il traffico che arrivava normalmente ad una rete a San Diego, che in quel periodo, guarda caso, proprio quel momento in cui abbiamo scoperto che la rete era stata buttata giù, non arrivava più traffico. Da queste cose abbiamo fatto nascere uno studio, ripeto, serendipity classica proprio, cioè non c'entrava niente, cioè noi stavamo facendo un'altra cosa. E abbiamo scoperto questo e da lì è cominciato tutto, 2011 abbiamo cominciato a studiare queste cose e poi ci siamo appassionati all'argomento della censura, abbiamo messo insieme le competenze che stavamo facendo precedentemente e abbiamo tirato fuori sta roba. Quali sono i problemi? Tanti, abbiamo, e come tra poco alla fine diciamo dirò che c'è bisogno di tutti per risolverli, perché altrimenti non se ne esce. Non è assolutamente chiaro ad oggi qual è il livello di censura su internet, ma proprio cioè fino a che proprio punto si spinga questa censura effettuata sulla rete, e non è assolutamente né chiaro né tantomeno una volta scoperto possiamo pensare di dire ok, abbiamo capito perché, in che modo viene fatta, perché i meccanismi cambiano continuamente. Noi con Giuseppe stiamo studiando della roba che accade in Iran, l'Iran sta cambiando continuamente i suoi meccanismi di fare censura, perché non appena vengono capiti, compresi, pubblicati dalla comunità scientifica e quindi resi noti al grande pubblico, questi meccanismi sono cambiati. Un altro aspetto fondamentale è capire un'altra cosa: questi eventi di censura quanto sono legati ad altri eventi, e l'abbiamo dimostrato già nel 2011 e lo stiamo vedendo ogni volta, ok? E l'ultima volta è successo in Siria, quindi quello che è successo in Libia, quello che è successo in Egitto si è ripetuto un anno dopo esatto a novembre in Siria, cioè la censura ha una correlazione strettissima con altri eventi normalmente di natura politica, quindi c'è una relazione strettissima tra queste due cose. L'altra domanda è interessante, ma bisogna prima capire come viene fatta e in che modo la possiamo aggirare.
in che modo si può aggirare, ok? E quali sono gli altri modi che si stanno già costruendo per applicarla? Un'altra domanda, ve l'avevo anticipata prima, che secondo me fa capire anche quello che dirò alla fine, che questo è un approccio che non si può risolvere solamente, non lo possiamo risolvere solo noi ingegneri, perché il problema non è tecnologico. Vedete, qua c'è un esempio forte di un'altra cosa che, ripeto, io penso che siamo tutti quanti d'accordo qua dentro che l'apologia del fascismo magari è qualcosa da evitare, come qualsiasi altra apologia che ha creato problemi in passato. Però vedete, qua ci sono, questo è un esempio di quello che si chiama self-censorship. Ne parlavamo l'altro giorno. Per self-censorship si intendono due cose sostanzialmente, abbiamo visto. La prima, io so che vengo censurato, sono in Cina, non uso proprio quelle cose perché evito proprio che mi possano. Un'altra invece è quella che viene messa in piedi dai grossi player del mercato. Cioè Google perché fa quella cosa secondo voi, che abbiamo visto prima? In Cina ci sono un certo numero di milioni di clienti e allora quel mercato è un mercato interessante, ok? Così come questi, adesso non faccio più l'esempio della Cina perché, ripeto, mi interessa anche culturalmente far capire che non è un problema lontano da noi. eBay, Google, Amazon vietano la vendita di tutto il materiale che è legato a queste cose. Allora io ho preso un collega americano che dice questa cosa qua è giusta o non è giusta considerando che invece in America si può fare? Questo non è la stessa cosa di quello che accade in Cina quando non ti fanno andare sul sito di Piazza Tiananmen, probabilmente? Io chiaramente non ho nessuna risposta a queste domande, infatti mi pare che ho detto domande, cioè è tutto aperto, per quanto mi riguarda è tutto assolutamente aperto. Concludendo, quello che stiamo capendo è che è veramente un mondo, è un moving target, cioè proprio tu cerchi di capire qualcosa e questo qualcosa ti cambia completamente, continuamente. Un'altra cosa che abbiamo capito, ecco, vi anticipavo due secondi fa, non è un problema solo tecnologico, assolutamente. È fondamentale l'approccio crowdsourced, cioè questo non è un problema che si può studiare in un laboratorio, non è un problema che si può studiare senza il fatto che gli utenti partecipino a queste ricerche. Questo è fondamentale, per cui io vorrei che internet fosse ancora quella che è oggi, cioè mi vorrei andare a fare una bella passeggiata, come quella che vorrei fare oggi pomeriggio con i miei bambini, cioè uscire qua e passeggiare liberamente. Quindi diciamo, il primo take on message di quest'app, che lo sapete, ogni anno chiudo con la prima cosa, non me la toccate internet, se proprio dovete toccare qualcosa non toccate internet, perché sembrerebbe essere l'unico posto in questo momento dove ci sentiamo ancora tutti quanti abbastanza liberi, perché altri non lo sono più così tanto. E proprio se la volete toccare, quindi questo lo dico a voi che state qua dentro adesso, se proprio la volete toccare, ricordatevi pure di una cosa, perché voi potete fare quello che volete voi, ci sarà gente sempre come noi che troverà il sistema per passare, sempre. Quindi potete fare quello che volete, ci saranno sempre ragazzi come quelli che stanno qua dentro, che faranno cose come Tor, per esempio, o come altre cose di cui abbiamo già parlato, che proveranno a superare tutti i meccanismi che voi mettete in piedi per non farci andare su internet. E questa è la nostra forza e deve essere la vostra forza. Ma qual è la vostra forza? È quella delle competenze. Cioè voi questa cosa riuscite a farla se pensate che sia una cosa importante ed imparate a farla. E quindi l'importanza di questa scuola e l'importanza di quell'altra cosa che sta un po' più avanti, che è la facoltà di ingegneria. È su questo che voi costruite la vostra libertà nel futuro. Cioè grazie alle cose che imparate qua dentro e non solo, ovviamente al modo in cui voi le mettete a sistema, questo è fondamentale, il modo in cui le usate. Per cui, come già vi ho detto l'altra volta, mettiamoci insieme e facciamogli vedere che sappiamo fare. Se queste cose le volete fare, sapete bene che ci sono dei gruppi a Napoli che le fanno, non c'è bisogno di andare dall'altra parte del mondo. Visto che ci vediamo ogni lunedì pomeriggio, sapete dove sto, chi vuole partecipare a queste cose, siamo ben lieti di accoglierli, per cui c'è bisogno veramente di tanto lavoro per cercare di risolvere questi problemi, e da soli noi non ce la faremo mai, mai. Questi sono i riferimenti che ho usato per fare questa presentazione e ho finito, grazie. Ovviamente,
Se ci sono domande, io sto qua, ci mancherebbe, però non voglio togliere altro tempo. Eccola là, c'è una domanda. Ho sentito. In realtà l'ho toccato questo punto, però volutamente ci siamo andati rapidi. Ci guadagna tantissimo, perché altrimenti Google non si potrebbe utilizzare in Cina. E Google non viene utilizzato in Cina solamente per cercare le immagini su piazza Tiananmen, viene utilizzata per fare il business. Sai quanti sono gli abitanti in Cina? C'è gente che ammazza per molto meno. Questo è il motivo per cui c'è una connivenza stretta. Le domande? Ok, vi lascio a Ubica e al progetto che, perché questo progetto Ubica, tra l'altro, questa è l'altra cosa che dovrebbe, perché noi dobbiamo pure smettere di lamentarci e pensare che in Italia non funziona niente, cioè questa è la cosa che dobbiamo proprio cambiare. Questo progetto è stato finanziato da Google in una cosa che si chiama Google Faculty Research Award, cioè hanno preso dei docenti in giro per il mondo e gli hanno detto questa è l'eccellenza della ricerca, gli diamo un premio. Quindi sentite perché sono cose carine.